questo secondo episodio del terzo capitolo comprenderemo dapprima i cambiamenti psicofisici che avvengono durante i due periodi evolutivi succedenti all'infanzia, la fanciullezza e la pubertà, per poi analizzare le effettive condizioni in cui versano le didattiche presenti nella scuola primaria. Durante la fanciullezza, ovvero tra il quinto e l'ottavo anno di età, inizia l'acquisizione delle informazioni base per la sopravvivenza e la vita di relazione e continua l'importante sviluppo delle possibilità espressive del proprio corpo, soprattutto attraverso l'acquisizione di schemi motori più complessi. Ne si deduce che le esigenze primarie siano fortemente legate ad attività dinamiche o comunque ad attività dove le esperienze prevedano l'utilizzo pratico del proprio corpo. Per quanto si evince, viene naturale comprendere che nei programmi elaborati per le scuole primarie la maggior parte delle attività presenti dovrebbero essere di genere pratico e non teorico, e dove le capacità motorie abbiano precedenza su tutto il resto. Mi ripeto, dico ciò non perché sono di parte in quanto educatore motorio, ma perché in questo periodo evolutivo questa esigenza di movimento è l'esigenza primaria che un bambino manifesta. Lo dicono tutte le persone realmente competenti, è la scienza che ce lo dice, non un pirla qualunque, nel tal caso il sottoscritto. Nonostante ci possano essere delle eccezioni, la maggior parte dei bambini che preferiscono la teoria piuttosto che la pratica denotano spesso mancanza di autostima o problemi legati all'obesità o ad altre lacune attitudinali verso le attività dinamiche. Quante volte ho assistito a bambini che non hanno voluto più continuare un'attività ludico-sportiva solo perché venivano presi in giro dai compagni di gioco o perché venivano assillati dalle smanie dei propri genitori. Solitamente sono queste le cause che allontanano un bambino dall'attività dinamica. Nel seguire ciò che natura e scienza ci consigliano, ovvero che questa è l'età d'oro per sviluppare in modo corretto le basi delle nostre potenzialità psicomotorie, i vantaggi che si trarrebbero sono enormi. Il bambino durante questo periodo di crescita dovrebbe godere del diritto di utilizzare almeno 2 ore al giorno per svolgere attività motorie possibilmente differenziate. Miscelando un numero consistente di esperienze motorie, lo sviluppo delle capacità coordinative, dell'abilità e della destrezza consente una più rapida consapevolezza delle proprie potenzialità, sia fisiche che mentali. Inoltre, tale iter educativo negli anni successivi renderà più agevole e rapida l'acquisizione di nuovi schemi motori, ampliando quindi la possibilità di praticare molteplici attività motorie, traendo piacere e soddisfazione e non per ultimo, avendo l'opportunità di agevolare le condizioni della propria salute. Sì, perché lo svolgere attività motorie che coinvolgono tutte le parti del corpo porta ad una maggiore percezione dello stesso corpo. Ciò avviene grazie alla stimolazione di tutti i recettori sensoriali che intervengono quando il corpo è in movimento. Ma non è finita qui, perché attraverso le attività motorie, dove si prevede una collaborazione tra più parti, tipici giochi di squadra, i bambini sviluppano le capacità relazionali e il rispetto delle regole. Regole che hanno funzioni esclusivamente e assolutamente educative. Per quanto riguarda lo sviluppo educativo, il bambino durante la fanciullezza mantiene fortemente invariati i punti di riferimento già esistenti, ovvero i propri genitori. Ma la difficoltà nasce dal fatto che ancora oggi, nel 2018, molti genitori non sono in grado di comprendere le incredibili potenzialità che si celano dietro a quella piccola creatura da loro messa al mondo. Questa sottostima, che ha origini antiche, ce la portiamo ancora dietro. E questi sono veri e propri dogmi utilizzati dai PDM per reprimere sin da subito le potenzialità dell'essere umano. I bambini, dogma, devono ubbidire e basta. Alle loro domande sul perché delle cose spesso non si risponde se non con perché è così, perché sì o perché no. Ancor peggio quando ciò accade perché siamo indaffarati, siamo stressati, perché ci sono cose più importanti a cui pensare o perché non è il momento o perché ci conviene che non capisca o perché pensiamo che tanto non capirebbe.
la storia ci insegna che è sempre stato così e che solo durante gli ultimi decenni le cose stanno cambiando, anche se molto lentamente. È giusto comunque evidenziare che laddove questa ignoranza educativa non è presente e quindi ci si confronta con i propri fanciulli consapevoli che comprendono molto di più di quanto siamo stati abituati a pensare, i risultati sono subito evidenti. In questi casi l'autostima del proprio figlio, come molte altre capacità, si svilupperanno più correttamente, evitando così distorsioni psicologiche che lo possono danneggiare nel presente e o in futuro. Questo periodo possiamo suddividerlo in due fasi, perché proprio nel mezzo di questa fase di crescita le esigenze primarie di un essere umano subiscono delle lievi variazioni. Durante la prima fase le esigenze tipiche del bambino rimangono pressoché le stesse di quelle presenti durante la fanciullezza, ma se è stato fatto un buon insegnamento formativo durante la fanciullezza, in questo periodo le capacità motorie del bambino si affinano e raggiungono una qualità che spesso sorpassano quelle di un adulto che non ha mai sviluppato e diversificato in modo adeguato l'acquisizione degli schemi motori. Oltre al miglioramento di questo aspetto, il bambino tra i 9 e i 10 anni comincia ad innalzare la capacità di attenzione ed elaborazione delle informazioni. Sempre durante questi 2 anni, sebbene il bambino sia ancora concentrato sulla propria crescita individuale, cominciano le prime vere attenzioni verso lo sviluppo del concetto di condivisione, anche se i punti di riferimento rimangono comunque ancora i genitori. Nella seconda fase puberale, quella che comprende solitamente l'undicesimo anno di età, le cose cominciano a cambiare in modo consistente, anche perché negli ultimi decenni nelle scuole lo scambio di informazioni e lo scambio culturale è favorito e potenziato dalla presenza multietnica. Durante questo ultimo anno puberale il ragazzino comincia a sviluppare il senso della critica. I messaggi che vengono proposti sono ormai pressoché totalmente decifrabili e comincia così una prima reale e personale interpretazione degli stessi. I punti di riferimento per l'educazione rimangono sempre i genitori, ma grazie all'incremento delle possibilità di condivisione, la scuola e i corsi ludico-formativi di vario genere, si comincia a prendere in considerazione anche il bagaglio informativo proveniente dagli amichetti o dalle amichette, e quando si ha la fortuna di incappare in buoni insegnanti si apprende anche da costoro. In questo periodo comincia a prendere forma e ad essere compresi in modo più preciso l'emozione che nasce dall'attrazione sessuale verso il sesso opposto o verso coloro che appartengono allo stesso sesso. Ora, avendo compreso le procedure psicofisiche basilari riferite ai periodi della fanciullezza e della pubertà, andiamo a vedere come le scuole primarie intervengono a livello didattico e propedeutico. Dopo il sollazzo degli asili infantili, nelle scuole primarie comincia a prendere forma quello che in seguito diventerà un vero disastro formativo. Nell'analizzare le didattiche sviluppate in questo ciclo di formazione, ci si accorge infatti che durante la stesura dei programmi non vengono tenute assolutamente in considerazione le effettive e reali esigenze primarie che caratterizzano ogni diverso periodo di crescita a cui va incontro l'essere umano, e più precisamente alla stimolazione delle esigenze fisiologiche e alle motivazioni primarie. Altro che buona scuola! Andiamo ad analizzare subito una sconcertante verità che sfugge alla nostra attenzione. Vi rendete conto del nome? Vi sembra il nome più appropriato per invitare un'amorevole creatura ancora limpida e innocente ad appassionarsi ad essa? Impelle l'urgenza quindi di ribaltare molte congetture che ostacolano la comprensione del vero significato che dovrebbe essere associato a un istituto di formazione. La straordinaria possibilità che si manifesta attraverso l'insegnamento non dovrebbe passare come un obbligo al quale ci si deve sottoporre, ma come una grande opportunità che dovrebbe, come abbiamo già anticipato, essere messa a disposizione di tutti gli esseri umani. Altro che scuola dell'obbligo, un termine
totalmente inappropriato. Purtroppo non è frutto di casualità l'aver deciso di intitolare in questo modo orrendo una cosa che invece dovrebbe suonare come, per esempio, Benvenuti nel meraviglioso mondo di Gaia e dei suoi abitanti. Vi sembra troppo lungo? Cosa ne dite allora La scuola della scoperta? Ecco, questo è il nome che ho associato a questo ciclo formativo presente nel progetto La formazione scolastica 0.0. Un ciclo della durata di 6 anziché 5 anni, comprendendo così per intero sia il periodo della fanciullezza che quello della pubertà. Se chiediamo ad un bambino di 7 anni se preferisce frequentare una struttura definita scuola dell'obbligo o un'altra dal nome la scuola della scoperta, neanche un bambino sceglierà la scuola dell'obbligo. Questo perché è già in grado di comprendere l'infausto significato del termine obbligo e di percepirlo come un concetto innaturale. Facciamo quindi attenzione a questi che sembrano piccoli particolari, ma che contengono dei messaggi ben precisi. Durante la fase di crescita che comprende la fanciullezza e la pubertà, un'altra capacità che trova terreno fertile per svilupparsi è la creatività. Laddove sia possibile, a mio parere, in quasi tutti i contesti, questa meravigliosa possibilità deve essere stimolata. Una capacità che stimola la fantasia, come la fantasia stimola la capacità creativa. Senza la fantasia non si possono creare tutte quelle possibilità di valutazione che poi determinano nuove conoscenze. La possibilità di ampliare le nostre conoscenze, le nostre riflessioni, il nostro progresso evolutivo dipenderà sempre da quanta fantasia utilizzeremo in senso sia pratico che teorico. Stimolare la creatività teorica e pratica permette di poter riconoscere le maestrie innate e di conoscerne altre di nuove. Le nuove filosofie scientifiche, dove tutto viene compreso e calcolato in termini di onde elettromagnetiche e dove la fantasia e lo stimolo alla creatività possono agevolare la percezione e la comprensione di nuove energie, esaltano la capacità creativa perché si basano sul fatto che tutto è possibile. Questo però è anche il vero motivo per cui i PDM concentrano le loro strategie per soffocare questa capacità. Per quanto sia possibile reprimere questa straordinaria dote, l'impegno che viene messo in campo per contrastarla è molto alto e a farne le spese ci sono anche gli istituti di formazione, perché è proprio in questi ambiti che la capacità creativa potrebbe svilupparsi in una misura pericolosa. L'irrazionalità, la fantasia, l'incredibile genialità spesso presenti nelle espressioni artistiche vanno contro gli schemi e le variabili convenzionali, vanno contro le regole su cui si basa il sistema. La creatività è inoltre pericolosa anche perché l'arte in genere stimola non solo le emozioni, ma stimola le persone a riflettere. Sebbene ritengo assolutamente importante dedicare spazio all'insegnamento dell'educazione fisica, altrettanto importante sarà che durante ogni genere di insegnamento l'insegnante sia in grado di richiamare i concetti morali più importanti. Durante la mia attività di insegnante o d'allenatore, che poi sono la stessa cosa, ho sempre trasmesso, o quantomeno cercato, di trasmettere il significato di educazione civica associandolo al valore del rispetto, riferito a tutto quello che esiste intorno a noi. Se torniamo a prendere in considerazione gli attuali programmi e metodi, vi spiego perché tra lo staff insegnanti che svolgono la loro professione presso una scuola primaria ce n'è uno che, ahimè, solo in teoria gode di un vantaggio rispetto agli insegnanti delle altre materie di formazione. Ed è l'insegnante di educazione fisica o l'educatore motorio. L'agevolazione che ha tra le mani colui che è preposto all'insegnamento delle attività motorie nasce unicamente dal fatto che il 90% dei bambini, dal secondo anno di vita in poi, almeno fino agli 11 anni, nutrono un'esigenza primaria: la scoperta di se stessi, del proprio corpo e del mondo circostante, attraverso il movimento e la pratica. Da ciò si può dedurre che durante le attività motorie i bambini, motivati dallo svolgere un'attività che permette loro di muovere e utilizzare più parti del corpo, sono più propensi a prestare attenzione piuttosto che durante una lezione sedentaria svolta in classe.
Questo, in dote all'educatore motorio, è un grandissimo vantaggio che dovrebbe essere sfruttato. Invece, agli educatori motori non viene attribuita praticamente alcuna responsabilità nello sviluppo di questa conoscenza. Sarà anche questa volta colpa dell'incompetenza? Ovviamente per me non è così. Anche questa manipolazione delle opportunità è solo voluta, sempre a causa del fatto che l'individuo, che sia adulto o piccino, non deve comprendere le potenzialità nascoste dietro allo sviluppo delle capacità motorie. Qual è invece l'inghippo che rende vano tutto il bel discorso fatto finora? Elementare, Watson. Non è previsto un insegnante di educazione fisica presso le scuole primarie. Che senso ha, considerate le incredibili capacità di apprendimento tipiche di questa fascia di età, non aumentare già dalle scuole primarie il tempo dedicato all'apprendimento della lingua inglese? Qui, prima di rispondere alla domanda, sono costretto ad aprire una breve postillina. Personalmente sono contrario all'utilizzo della lingua inglese come lingua internazionale. Questo perché le lingue latine, tra cui quindi l'italiano, sono lingue molto più ricche di vocaboli e forme espressive. Ma quello che è utile sapere è che dietro la decisione di utilizzare l'inglese come lingua internazionale c'è la volontà di continuare quanto è stato iniziato secoli or sono, ovvero la colonizzazione, che in questo caso è molto subdola e poco evidente. Poco importa se qualcuno di voi crede che questa mia analisi possa essere esagerata, ma se e quando affronteremo in altri video questo genere di tematiche, magari cambierete idea. Torniamo ora invece alla domanda che vuole mettere in evidenza un'altra assurda presa di posizione da parte degli organi competenti. Se la possibilità di utilizzare in modo fluente una lingua che permette di porre in relazione differenti popolazioni, perché non gli viene data l'importanza che merita? La possibilità di relazione e condivisione delle esperienze con persone di altre nazionalità permette di ampliare il nostro sapere e la nostra consapevolezza. Quindi trovo assurdo che durante questo periodo così prolifico per l'apprendimento venga dato così spazio allo studio di questa materia. Ma continuiamo a comprendere le gigantesche falle presenti nei programmi e nei metodi, partendo dal presupposto che se si devono incrementare le attività pratiche, come abbiamo visto, e l'utilizzo del metodo empirico, si conviene che a farne le spese debbano essere quelle attività che si basano sull'apprendimento teorico. Tra queste materie, per come viene attualmente insegnata, troviamo per esempio la storia. Che senso ha far studiare storia ad un bambino di 8 anni quando le sue esigenze e le sue attenzioni sono totalmente in contrasto con simili apprendimenti? Cosa può in realtà comprendere un bambino dei significati presenti tra gli eventi storici che raccontano di come le popolazioni si siano, sin dai tempi che furono, continuamente messe l'una contro l'altra? Oltretutto senza mai mettere in evidenza che non sono le popolazioni a decidere di farsi la guerra, ma coloro che comandano le popolazioni. Le popolazioni decidono deliberatamente di prendere mano alle armi solo quando decidono di ribellarsi ai loro padroni. Le popolazioni affrontano di loro iniziativa battaglie e morte solo quando nascono le rivoluzioni, appunto dette popolari o civili. Quanto può essere educativo quindi insegnare ad un bambino che esiste la crudeltà, la cattiveria e la malvagità? Quanto può essere educativo insegnare le drammatiche conseguenze di una guerra? Perché si enfatizzano valorosi guerrieri, oltretutto anche malvagi? Quanto può essere educativo insegnare la storia di Napoleone, tanto per dirne uno? Bene, dietro a queste sconsiderate decisioni, cioè quelle di inserire nei programmi di studio queste informazioni, si cela una vergognosa verità. Sia mai che utilizzano i libri di storia per inculcarci da subito queste note esistenziali negative ed abituarci alla convivenza con concetti che ci allontanano da quelli più educativi e più consoni alle esigenze degli esseri umani? Sto parlando di amore, altruismo e condivisione.
nel piccolo spazio di tempo che dovrebbe essere dedicato all'acquisizione di materie tipicamente teoriche, la storia dovrebbe trattare solo argomenti che possono stimolare l'attenzione del bambino. E se andiamo a vedere durante la fanciullezza, seguendo il proprio istinto, il bambino è stimolato ad apprendere la storia che prende in considerazione gli eventi legati alla natura di Gaia, ovviamente intesa come pianeta Terra. Questo è il motivo per cui la storia dei dinosauri suscita nei bambini un incredibile fascino. Durante questi anni delle primarie, la materia storia dovrebbe innanzitutto conglobare nozioni di astronomia per comprendere su cosa abitiamo e cosa ci circonda lassù nel cielo dipinto di blu. Dovrebbe sviluppare la comprensione di cosa si compone Gaia, quali specie viventi e vegetali la abitano e l'hanno abitata nei tempi che furono. Dovrebbe dedicarsi forse per prima cosa all'apprendimento e alla comprensione di come si è evoluta la nostra specie, dando l'opportunità a bambine e bambini di scegliere quale teoria sposare. Quella darwiniana, che sostiene il fatto che noi discendiamo dalle scimmie, quella più evoluta, che sostiene che deriviamo da una specie di ominide, diciamo un cugino delle scimmie, e dalla sua evoluzione, o da quella che sembra essere la più attendibile solo per il fatto che segue un senso logico e che altre non seguono, e che sostiene l'ipotesi che l'Homo sapiens sia il frutto di una mutazione genetica effettuata su alcune parti del DNA di un tipo di ominide presente su Gaia migliaia e migliaia di anni fa. Operazione genetica fatta da una popolazione extraterrestre che quantomeno allora abitava il nostro pianeta. Diciamo insomma che sarebbe utile insegnare un sunto generalizzato che comincia con la storia dell'universo, per quel che ci è possibile raccontare, e termina con gli eventi più importanti che hanno caratterizzato l'evoluzione dell'essere umano. Punto e basta. Qui era chiuso tutto quanto serve ad un bambino, avendo la certezza che le informazioni e i concetti acquisiti rimarranno nella sua memoria, perché acquisiti attraverso una sua motivazione. Ora esco un attimo fuori tema, perché è importante comprendere altri subdoli metodi utilizzati dai PDM per diseducarci. Sto parlando in questo caso dei cartoni animati e dei videogames, due attività sì ludiche, ma che in realtà vengono elaborate per conseguire scopi ben lontani dal concetto di gioco e divertimento. Su 10 cartoons e su 10 videogiochi scelti a caso, vogliamo andare a vedere in quale percentuale sono presenti i concetti di guerra, combattimento e malvagità? Bene, la percentuale è imbarazzante e da questo esempio possiamo continuare a migliorare la comprensione di come veniamo educati ed informati in modo totalmente distorto e inadeguato. L'obiettivo primario che si riserva a questa strategia è quello di abituare il bambino al concetto di guerra e malvagità. Questo perché in futuro, quando il bambino sarà cresciuto e in grado di comprendere i veri significati di questi abominevoli concetti, non susciterà alcun genere di sgomento o indignazione o sdegno. L'essere abituato al concetto di guerra lo porterà a vivere tale evento come una cosa naturale, una cosa che appartiene alla nostra modalità esistenziale. Da qui la famosa affermazione: l'essere umano è per indole malvagio e propenso alla guerra. Mai venne divulgata un'informazione così falsa. Spero inoltre che nessuno abbia, durante l'esposizione di queste ultime informazioni, elaborato una risposta del tipo: d'altronde la scuola ci deve preparare a quanto accade all'interno della nostra civiltà. Bene, chi si è dato una simile giustificazione, mi auguro che alla fine degli episodi, quando tutto sarà chiaro, possa rivedere la sua considerazione, che non è frutto altro che del condizionamento psicologico, di quei programmi installati nella mente che ci portano a formulare simili risposte. Scusate se ho divagato, ma la disamina effettuata sui cartoni animati o sui videogames spero possa aver aiutato a meglio comprendere quanto stiamo argomentando. Lo studio riferito all'intima conoscenza di noi stessi
è uno dei più importanti cambiamenti che devono riguardare la nuova programmazione, la nuova formazione. Senza rilasciare considerazioni soggettive, dico solo che all'interno del tempo dedicato a questa importantissima conoscenza, dalla quale prescindono tutte le altre, secondo me, lo studio deve essere sviluppato prendendo in considerazione, oltre alle più svariate filosofie spirituali, la scienza che si occupa del nostro mondo interiore e le energie che la comprendono. Questa operazione didattica ribalterebbe alcuni condizionamenti pilotati e utilizzati per allontanare la nostra sensibilità e la nostra curiosità verso quelle conoscenze che ci permetterebbero di impostare la nostra esistenza in modo meno artificioso e più naturale. Un'altra tra le strategie che remano contro la corretta formazione è il costante allontanamento dal contatto con quello straordinario territorio che ospita l'essere umano. Ormai schiavi e succubi della tecnologia, ci stiamo allontanando sempre di più da una relazione con il pianeta. Questo distaccamento ci porta a mancare di empatia verso Gaia. Ma l'aspetto preoccupante è che la mancanza di empatia ci ha portato alla mancanza di rispetto. Se questa sensibilità fosse adeguatamente stimolata, già in questo ciclo formativo, in quello successivo, dove le distrazioni tecnologiche cominciano a prendere il sopravvento e la totale attenzione dei ragazzi, sarebbe più facile sensibilizzare gli studenti verso le tematiche ambientali che ci vedono in questa epoca direttamente interessati e responsabili. Tematiche da sviluppare sì teoricamente, ma anche praticamente. Le escursioni servirebbero a ciò, per esempio. Oltre a prendere atto delle straordinarie bellezze di madre natura, gli studenti, messi davanti all'evidenza dei disastri ecologici che continuiamo imperterriti a produrre, probabilmente cresceranno avendo un occhio di riguardo verso quel territorio che ci regala tantissimi piaceri, visivi, gustativi, emotivi e quant'altro. La consapevolezza che devono maturare i ragazzi è quella che noi dobbiamo rispettare tutto quanto ci circonda, che ci sta sopra, che ci sta sotto, e non solo per una questione morale, ma perché qualora continuassimo a non farlo, a non avere rispetto, tutto si ritorcerà in maniera sempre più evidente contro noi stessi. Ci autoannienteremo senza prendere coscienza, se non troppo tardi, del perché ciò accadrà. Un'altra materia che ha poco senso logico per come viene proposta è la geografia. A differenza di quanto sta accadendo ora, dove la geografia viene insegnata quando si è piccini per essere poi bandita dagli studi quando si diventa grandi, io farei l'esatto contrario. Durante gli ultimi anni delle primarie, l'insegnamento di questa materia dovrebbe seguire la progressione impostata durante l'insegnamento della storia. Partendo quindi da nozioni astronomiche per arrivare alla più specifica comprensione delle nozioni base sulla composizione del territorio presso il quale viviamo. Ora, dopo aver fatto alcune considerazioni su qualche materia di studio presente nei programmi delle scuole primarie, dico questa cosa qua, che nonostante la gravità della situazione, il bambino esce dalle scuole primarie senza che la sua mente possa subire importanti e irreversibili manipolazioni e programmazioni. Questa è la mia personale convinzione. E ciò accade fondamentalmente perché tanta è la capacità di assorbire informazioni che, anche volendo, sarebbe difficile pilotare completamente la conoscenza di un bambino. Anche perché la sua capacità di ragionamento è ancora limitata. Quindi, no, in questo periodo, se siete stati attenti, avrete compreso che le strategie PDM, come abbiamo potuto comprendere, hanno ben altre mire: limitare lo sviluppo della percezione del corpo e di tutte le sue dinamiche di movimento. Questo è il loro principale obiettivo. In altre parole, cercare di generare degli individui pigri, poco capaci di sfruttare le loro potenzialità psicofisiche. Ricordo, ed ogni tanto è bene farlo, che nell'ultimo capitolo potrete prendere visione di un prospetto nel quale espongo il percorso formativo previsto dal progetto Formazione Scolastica 0.0. Ora, per concludere l'argomentazione riferita a questa fase evolutiva, che comprende tutta la fanciullezza e la pubertà, riassumiamo ricordando gli interventi prioritari da mettere subito in pratica. Prima di tutto, dare a questi istituti un nome adeguato.
Allungare la durata della scuola primaria di un anno in modo da terminare questo ciclo in contemporanea con la fine della pubertà. Durante la formulazione degli orari, dare la precedenza a tutte le attività pratiche, in particolar modo a quelle che prevedono un'attività motoria dinamica. Stimolare ed educare i talenti che l'insegnante riconosce. Dare ampio spazio alla capacità creativa diversificata e alla fantasia, utilizzando quest'ultima per sviluppare le progressioni didattiche delle materie. Educare al rispetto e al valore di ogni cosa che ci circonda, stimolando il rapporto che lega l'essere umano all'essere vivente che ci ospita, ovvero Gaia, e a tutte le altre forme di vita presenti sul pianeta. Per ultimo, inserire lo studio diversificato delle conoscenze riferite al nostro mondo interiore. Detto ciò, per concludere vi invito come sempre ad esprimere opinioni o ad inserire nei vostri commenti informazioni che possano migliorare la comprensione degli argomenti esposti. Questo perché così facendo possiamo migliorare e stimolare il ragionamento d'insieme. Qualora vi piacessero le mie iniziative, iscrivetevi e, come avete già capito e dirò sempre, mi raccomando, che siano logiche e sensate, che siano frutto di fantasiose immaginazioni o di splendide intuizioni, vi auguro tante belle riflessioni. Ciao!